Allora, Marta Menegatti in giro per Roma. Se ti dico proprio la parola Roma, che cosa ti viene in mente, Marta? Mi viene in mente la tappa sicuramente del circuito mondiale che abbiamo giocato io e Greta a Roma appunto nel giugno scorso, e in particolare mi viene in mente comunque un mix di emozioni positive e anche comunque un po' negative nello stesso torneo, perché comunque siamo arrivati a un passo insomma dal podio ed era davvero un sogno poter raggiungere appunto una medaglia in casa, quindi un po' di amarezza, però tante anche emozioni positive per il pubblico, per l'atmosfera che si respira sempre a Roma. Oggi però sei a Roma per un'altra causa, quella del calendario della Fondazione Divento Grande Onlus. Sì, devo dire che mi ha fatto molto piacere poter partecipare, comunque essere coinvolta in questa iniziativa, comunque penso abbia uno spessore profondo e allo stesso tempo è stato comunque divertente avvicinarsi anche a questa realtà. È stato molto interessante e insomma spero che vengano raccolti fondi sufficienti per aiutare questa onlus di bambini autistici. Anzi, vi aspetto in edicola, colgo l'occasione per dire che il 28 dicembre uscirà questo calendario con Repubblica, legato alla Repubblica. Facendo un passo indietro, questa per voi è stata l'ennesima stagione della consacrazione con la prima partecipazione ai Giochi Olimpici. Che cosa ti ha lasciato? Beh, l'Olimpiade penso che sia un privilegio per ogni atleta, no? Potervi già solo partecipare. E a me personalmente ha lasciato moltissimo, tante emozioni, è stato un torneo veramente intenso, forse uno dei più intensi, se non il più intenso di tutti. E niente, è un qualcosa di unico, è un'esperienza davvero entusiasmante sotto tutti i punti di vista e mi auguro insomma che di poterne fare tante altre, perché penso che ogni Olimpiade abbia un sapore diverso, quindi mi auguro magari con una medaglia. Il 2013 però è già alle porte, che cosa vi aspettate da questa nuova stagione? Beh, io penso che sarà una stagione molto, anche questa molto intensa, perché abbiamo due appuntamenti importanti tra cui l'Europeo e il Mondiale. E poi vabbè, il nostro obiettivo comunque è mantenerci sempre tra le coppie di alto livello anche nel circuito mondiale, quindi penso che ci divertiremo anche quest'anno e spero comunque di disputare un'ottima stagione, perché ne abbiamo le potenzialità. Seguiteci, mi raccomando, come sempre.